Ben ritrovati sul canale YouTube di Mondo Mobile, un saluto da Simone. Questo non è una recensione, non è un video normale, nel senso che non è un video che avete mai visto sul mio canale e probabilmente neanche su altri canali. Infatti questo sarà un video collaborazione principalmente con Andrea di Black Jig Tutorial, però ha lo scopo di racchiudere il numero più grande possibile di youtuber. Infatti la suddivisione di questo video riprende moltissimo il format dei video tag. Non so se riconoscete, sono quei video appunto dove dopo una serie di domande lo youtuber nomina altre persone, tagga appunto altre persone che devono fare lo stesso genere di video. Ma qual è la particolarità di questo video tag? Sarà fatto da due persone per ora. Infatti sul mio canale trovate le risposte alle domande di Andrea, mentre invece sul canale di Andrea, ovviamente il link lo trovate in descrizione, trovate le mie risposte. Spero quindi che questo video vi possa piacere. Noi ci rivediamo direttamente dopo le risposte di Andrea alla fine di questo video. Ed eccomi qua, salve a tutti, benvenuto, in questo caso io mi do il benvenuto sul canale di Simone. Farete meglio ad abituarvi alla mia faccia perché speriamo di fare altre collaborazioni insieme. Detto questo, non perdiamo tempo e vediamo le mie 20 risposte a queste domande. Da quanti anni sei su YouTube? Io ho aperto il mio canale il 29 gennaio del 2012, quindi verrebbe da dire che sono su YouTube da 3 anni. In realtà non sono 3 anni, sono di più, perché io avevo un altro canale, non dirò mai quel nome, non saprete mai il nome del mio primo canale perché l'ho aperto nel 2009 e facevo video completamente diversi, facevo video schifosi tra parentesi, perché tra la tecnologia di allora e tra la mia esperienza di un bambino di 9 anni di allora ci vai a nozze proprio. E quindi avevo un altro canale, quindi io sono su YouTube ufficialmente da 6 anni, pensa un po'. Se avessi potuto scegliere un periodo per entrare su YouTube, quale avresti scelto? 2007, ma per un motivo particolare, perché come sapete il mio canale parla principalmente di Apple e quindi avrei scelto il 2007 perché voi saprete che il 2007 è l'anno di uscita dell'iPhone. Se nel 2007 avessi avuto più anni, quindi non 7 anni, perché non penso che un bambino di 7 anni sarebbe capace di fare video con cognizione di causa, se fossi stato più grande, se avessi iniziato nel 2007 la mia attività trattando proprio ogni modello di iPhone con ogni aggiornamento, con ogni relativo jailbreak, sicuramente il mio canale sarebbe molto più importante di come non lo sia ora, però ci accontentiamo. All'inizio della tua carriera sul tubo pensavi fosse più facile o più difficile fare video? In realtà all'inizio della mia carriera sul tubo, così come ora, non mi ponevo questo problema perché io nel montare i video mi sono sempre dato il limite delle mie conoscenze. Cioè non mi preoccupo, non tento di andare oltre il limite. Se andate a guardare i miei primi video erano i tutorial banalissimi che trovate su tutti i canali di tutorial appena nati e il massimo dell'editing che potevo fare con Camtasia Studio, peraltro mi ricordo, era il click del mouse con l'effetto sonoro in post produzione, ma andava bene così perché non sapevo che si potessero fare altre cose. Poi più ho conosciuto, per esempio ora mi sto avvicinando al mondo serio della color correction e piano piano ogni volta che imparo qualcosa di nuovo lo aggiungo nel mio editing con calma. Non mi sono mai fatto questo problema della difficoltà di realizzare i video e questo vale nell'editing così come nelle riprese. La cosa più brutta di essere uno youtuber? La cosa più brutta di essere uno youtuber è l'utenza negativa, lo dice il nome, secondo me è veramente una cosa, ma a me non dà fastidio, nel senso blocco è un click, però rovina la community. Gli idioti nel mondo reale sono ancora più idioti nel mondo di internet e invece secondo me le persone intelligenti nel mondo reale si manifestano ancora di più nel mondo di internet, proprio la cosa è amplificata, quindi se sei un idiota su internet non ci dovresti proprio neanche entrare. Qual è invece la cosa più bella? La cosa più bella di YouTube, secondo me, è che il tuo datore di lavoro sei tu. Cioè, tu scegli quando fare un video, tu scegli quando rispondere ai commenti. Ovvio che ti prendi le responsabilità delle tue azioni, cioè se non pubblichi video per un anno hai ucciso il tuo canale. Però comunque nessuno ti potrà mai dire quello che devi fare, non è che se ti fai problemi, se sei in malattia e non puoi andare a lavorare, cioè non esiste tutto questo. Tu sei il tuo datore di lavoro e fai il lavoro che detti tu per chi usa YouTube come lavoro. Se potessi incontrare o reincontrare youtuber, chi sceglieresti? Tutti quelli che seguo, nel senso io ho questa mania, quando vedo un video che mi piace, ho questa proprio ossessione di dover scrivere all'autore, non importa, può avere un iscritto così come un miliardo di iscritti, io gli devo scrivere e devo assicurarmi che mi risponda perché voglio proprio parlargli, insomma, fargli complimenti, conoscerlo, diciamo, proprio perché io apprezzo molto, soprattutto
chi fa i video montati bene, perché io sono del parere che il video editing sia una vera e propria arte, un'arte moderna ma un'arte. Vi dico che per esempio io seguo molti canali femminili, non di make up, però femminili che fanno, per dire, quei video tag che di solito non interessano all'utenza maschile, ma infatti io li guardo perché di solito sono video montati molto bene. Quindi seguo chiunque su YouTube, proprio per questo motivo, tanti generi diversi, e mi piacerebbe incontrare appunto tutte queste persone che seguo. Questo è tutto. Cos'è per te YouTube? Per me YouTube è una passione, per adesso una passione che però ho deciso di prendere sul serio, quindi la continuerò seriamente nella mia vita, si spera, se non ci sarà qualcosa che mi andrà contro. In realtà per il tipo di video che faccio dovrebbe essere un lavoro, perché io non posso dire, se esce un software o una cosa nuova, io non posso fare il video tra 3 mesi, perché tra 3 mesi quel software è già vecchio di 3 mesi. Se fossi un canale comico mi viene un'idea, ma la posso fare tra un anno, invece nel mio canale non è così. Quindi chi fa YouTube è un canale di tecnologia, dovrebbe essere un lavoro, ma siccome ho 15 anni non lo chiamo ancora lavoro, mettiamola così. Quanto ci metti in media per editare un video? Per i video normali 2-3 ore, per i video diciamo un po' più elaborati una giornata, per i video epocali tipo la recensione dell'Apple Watch, tra girarlo e montarlo con tutti i plugin e gli effetti belli ci ho messo una settimana buona. È ovvio, tempi morti, se non la smettessi mai per quel video lì ci avrei messo 24 ore, ma ragazzi, sono un essere umano. Quanti utenti hai bloccato sul tuo canale? Troppi. Non mi ricordo, se dovessimo mettere quel numero in una variabile non basterebbe un int 32, ci vorrebbe un 64. Che poi perché faccio queste battute che non me le capisce nessuno? Il commento più strano che hai ricevuto? Cosa ti piace della tua utenza? Della mia utenza mi piace il fatto che siano delle persone a posto. E questo non è dato per scontato su YouTube. Ci sono molti canali che secondo me danno dei pessimi esempi, ma pessimi. E poi non si devono lamentare se l'utenza è pessima. Te la sei cercata tu. Mentre io ho sempre tentato di dare un esempio molto buono e la maggior parte delle persone l'ha capita. E mi fa piacere che molte persone mi ascoltano. E soprattutto che si fidino di un perfetto sconosciuto. Perché io comunque sono sconosciuto ai miei 30.000 iscritti. Eppure si fidano come se fossi una persona di riferimento. Questo mi piace della mia utenza. Cosa invece mi piace meno della mia utenza? Secondo me su internet, come ho già detto nelle precedenti domande, ci sono persone troppo immature che non dovrebbero esserci e che non è che ti danno fastidio, perché loro pensano che ogni volta che uno youtuber grande fa video contro di loro, loro pensano di avere una vittoria. Non è che uno youtuber dà fastidio, il problema è che rovina un ecosistema. Questa è la cosa brutta, però c'è, chi se ne frega, la ignori. Sarebbe meglio se non ci fosse. Cosa consiglieresti a chi sta aprendo un canale simile al tuo? Dunque, tecnologia, originalità. L'unica cosa che devi seguire. Poi ci vuole fortuna, perché soprattutto nella tecnologia è una giungla. Però quella non è che te la posso consigliare. Io consiglierei soltanto l'originalità. Ti ha mai riconosciuto qualcuno per strada? E se sì, come reagisci? Mi hanno riconosciuto delle persone per strada. Come reagisco? Molto bene, nel senso, sono sempre molto amichevole, faccio foto, mi hanno chiesto gli autografi. Mi ricordo solo una volta una figura paurosa, figuraccia che ho fatto a Milano, nella mia città, ero in ritardo, dovevo prendere il tram, esco di casa e vedo il tram in lontananza, io ho la casa attaccata alla fermata del tram. Allora corro come un disgraziato per prenderlo, il tram parte, io lo seguo in corsa, io ho questo vizio di seguire in corsa i tram, e mi riconosce questa persona che mi ferma, e io l'ho guardato malissimo, ho detto: scusa, ma ti devi togliere perché io devo salire su quel tram. E quindi quella è stata una figuraccia. Se stai guardando questo video, scusami, ma veramente dovevo prendere quel tram. E quindi quella è stata l'unica occasione in cui avrei preferito che non mi avesse riconosciuto nessuno. Il tuo video più soddisfacente e perché? Ditemelo voi qual è il mio video più soddisfacente. Comunque secondo me la recensione di Apple Watch, perché nel montarlo ci ho messo veramente, nel montarlo e nel girarlo ci ho messo tutto me stesso, tutto. Cosa ti servirebbe per migliorare ulteriormente il tuo canale e la qualità dei tuoi video? Red Epic Dragon e Mac Pro da 12.000 euro. Cioè, questa risposta è data per farvi capire che è tutto relativo, nel senso, per fare uno step up, sicuramente se avessi soldi, tanti soldi da investire in attrezzature, mi prenderei una GH4 per fare lo step up in 4K e un iMac più potente. Poi ovvio, dipende a che livello. Per fare video cinematografici, è vero, mi servirebbe una Red Epic Dragon e un Mac Pro da 12.000 euro, ma è tutto relativo. Per adesso mi tengo questa attrezzatura che va benissimo così.
Cosa ti spinge ogni volta ad accendere la videocamera e registrare? Mi spinge il desiderio di continuare questo grande progetto che ho aperto su YouTube. La community mi ha dato l'ok, nel senso so che ci sono 30.000 persone a cui piacciono i miei video regolarmente, so che ci sono 4 milioni di persone che hanno visto i miei video. Questo mi dà la forza, sapere che per voi quello che faccio è ok, sapere che per me quello che faccio è ok e che mi piace. Quindi se ci sono queste due cose, boom, accendi la videocamera e registra. Ovviamente ragazzi, ci deve essere il tempo, questo purtroppo è la falla. Quale potrebbe essere il motivo per farti lasciare YouTube? Allora, mi vengono in mente due cose. O se nella mia vita succedesse qualcosa di veramente tragico. Io sono una persona che quando succedono cose tragiche, sono successe in passato, tende proprio a resettarsi, a scollegarsi da tutto. Più la cosa è grave, più tempo io mi scollego. E come ho detto, se su YouTube ti scolleghi per troppo tempo, poi non ti colleghi più. Quindi o questo, oppure appunto, magari se da più grande dovessi fare un lavoro che mi occupa troppo tempo, non avrei più tempo di fare video e quindi non potrei più farli fisicamente. Queste potrebbero essere a occhio le prime due cose che mi vengono in mente. Ma non accadranno, speriamo che non accadano. Immaginate un Black Geek anziano che vi fa i video, mamma mia. Quali social utilizzi maggiormente oltre a YouTube? Tendo a dimenticare Facebook, cioè Facebook proprio la pagina, ogni tanto metto i post del nuovo video. Uso molto di più Twitter, sono molto più attivo su Twitter, apprezzo molto di più Twitter perché è veramente fantastico quel sito. Twitter è il social network migliore del mondo. Innanzitutto, se mandi un tweet nella tua bacheca viene visto da tutti i tuoi follower, cosa che Facebook non ha. Se vuoi farlo vedere da tutti quelli che ti seguono devi sganciare. Poi con i suoi 140 caratteri ti obbliga a pensare a quello che scrivi e poi in generale è fatto meglio, ragazzi, anche proprio l'applicazione e il sito web sono fatti meglio, sono molto più veloci, occupano meno spazio. Twitter, ragazzi, anche proprio come filosofia, come idea, è il social network migliore del mondo. Ultima domanda: se YouTube dovesse cambiare in peggio, saresti disposto a spostarti su altre piattaforme? Stiamo correndo un po' troppo, ragioniamo un po'. YouTube è nato come un progetto semplicissimo, se guardate com'era l'home page di YouTube appena nato fa impressione, ok? Poi negli anni ha avuto un miglioramento infinito. Dopo questa esplosione ha peggiorato, cioè tende a peggiorare ogni anno. Ogni anno ti toglie qualche funzione utile, ti cambia la grafica in peggio. Però comunque, nonostante questo, secondo me resta l'alternativa migliore. Quindi l'unica cosa che mi potrebbe proprio cambiare, YouTube dovrebbe proprio autodistruggersi, cioè dovrebbe perdere tutta l'utenza che ha. E poi qualche altro sito in concomitanza con la distruzione di YouTube dovrebbe fare un picco di utenza e un picco di miglioramenti enorme. Quindi non penso che arriveremo mai al punto da dover cambiare piattaforma, perché sì, ci sono piattaforme come Dailymotion o Vimeo, però non sono a livelli di YouTube. Però se dovesse morire e qualche altro sito esplodere, sì, mi trasferirei. Basta che la mia utenza si trasferisca con me, questo è tutto. Quindi ragazzi, le domande sono finite, le mie corde vocali pure, dunque direi di lasciarvi ai saluti finali e ovviamente alle nomination. Quindi grazie mille per essere arrivati fino alla fine di questo video. Noi speriamo che vi sia piaciuto, che lo abbiate apprezzato. Ma ora, ahimè, è venuto il momento delle nomination. Dunque, io nomino Leonardo di Mr. Leopold e Andrea Cervone. Mentre invece io nomino Darkim e Iacorollo. Quindi ragazzi, noi speriamo che questo nostro progetto, questo video tag, chiamatelo come volete, prenda piede. Speriamo ovviamente di fare delle altre collaborazioni insieme. E noi ci rivediamo ad un prossimo video, sempre qui sul canale YouTube di Mondo Mobile. Ciao!